Il mio primo ricordo, Gilevans e Sting allo stadio Renato Curi nel 1987. Non è soltanto un festival, Umbria Jazz è uno stato d'animo, è un mood. E quindi Perugia, nei 10 giorni del festival, diventa un'altra città, capitale mondiale della musica. E il prima e il dopo Umbria Jazz si vedono, cioè la città cambia il suo volto. E per l'esattezza del 1982 mio padre cominciava già a gravitare intorno a Umbria Jazz, conosceva Carlo Pagnotta e comunque mio padre, nascendo musicista, comunque la sua prima Umbria Jazz l'ha vissuta nel 1974 con il concerto della Perugia Big Band di cui lui era contrabbassista. E dopo Da Cosa Nasce Cosa ha iniziato prima organizzando, facendo un po' da responsabile organizzativo alle prime clinics di Umbria Jazz, che erano gli unici seminari internazionali che il college americano faceva, li faceva a Perugia con Umbria Jazz e per Umbria Jazz. E lì mio padre è diventato direttore organizzativo e poi piano piano, continuando a seguire comunque parallelamente anche il festival, era diventato anche direttore organizzativo del festival in sé, insomma, di tutto il festival. Il contrabbasso non era di liuteria, perché mio padre, quando ha cominciato a suonare il contrabbasso, non poteva permettersi un contrabbasso di liuteria, quindi era proprio di fabbrica, proprio scarso. L'unico valore ce lo aveva la firma di Charlie Mingus, col quale quando veniva al festival aveva sempre un appuntamento di fronte al Brufani, ai Giardini Carducci, perché mangiavano l'anguria, perché Charlie Mingus era goloso di anguria, e stupito, glielo diceva sempre, come riusciva a far entrare un contrabbasso nella mini minor Celestina. Mio padre aveva una tecnica per cui quando andava a suonare metteva il contrabbasso dentro la mini minor, quindi immaginati con quale strategia e tattica.